quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per i nostri cestini al cioccolato vegani. Allora, non vi dico le quantità perché dipende tutto dal peso delle banane. Ci occorreranno delle banane molto mature. Sì, tipo morenti. Tipo morenti, esatto. In questo momento sprigionano la maggior parte dei loro benefici. L'importante è che non siano muffite. Dell'avena in fiocchi, io qui l'avena, dello zucchero, una puntina di caffè in polvere, amido di mais, cacao amaro e un 60 grammi di cioccolato fondente. Io avevo questa rimanenza totalmente frantumata. L'importante è che tra gli ingredienti del cioccolato non ci sia il latte. State attenti perché molti cioccolati fondente contengono il latte. Questo non ne ha. Cominciamo subito. In una ciotolina mettiamo le banane. Le nostre banane sono 190 grammi. E inizio a schiacciarle per bene. Aggiungiamo al composto, se l'avete, il ripieno di una bacca di vaniglia. Ci sta benissimo. Io oggi purtroppo non ce l'ho. Dopo aver reso poltiglia le banane, io le ripongo nuovamente sulla bilancia e addiziono i fiocchi di avena. Ne metto 100 grammi per iniziare e vediamo quanto denso viene l'impasto. In questo impasto la banana deve servire da collante, deve tenere insieme i fiocchi di avena. Una volta che saranno tutti presi i fiocchi, rimetto la bilancia sotto per dirvi esattamente quanti fiocchi aggiungo. Ne aggiungo altri 50 grammi, quindi siamo a 150. Scusate la mano sporca, ma ieri ho provato un eyeliner indelebile e anche con la micellare più tosta non è andato via, motivo per cui non l'ho acquistato. Allora, ora mettiamo da parte il nostro composto profumatissimo, vedete, bello sodo. Prendiamo uno stampo per muffin, bagno con l'olio di semi il tovagliolino di carta e sporco gli stampini proprio con una goccia. Allora, possiamo dire che il rapporto tra fiocchi di avena e banana è di 1 a 1. In realtà a me mancano 10 grammi di così, a me mancano pochi grammi di avena per avere lo stesso quantitativo. Quindi qualunque quantitativo di banana avrete, mettete poco meno di fiocchi e sarà perfetto. Prendiamo un po' di impasto, creiamo appunto dei cestinetti che spessore devono avere più o meno. Lo spessore dei cestinetti, un mezzo centimetro. Cestinetto numero 1 fatto, faccio tutti gli altri. Faccio in modo che i cestini non siano agganciati sul bordo dei pirottini perché sennò cuocendo potrebbero rompersi. E adesso in forno a 180 gradi. Io uso un forno combinato, 180 gradi sempre, sia che usate il ventilato, sia che usate il combinato, sia che usate lo statico, per una mezz'oretta. Appena li vedete imbiondire e seccare, li potete tirare fuori. Andiamo in forno. Mentre in forno i cestini vanno, occupiamoci del ripieno, perché anche quello è importante. Cucchiaino e cucchiaio. 2 cucchiai di amido di mais, nel mio caso sono 36 grammi. Facciamo 40. Facciamo 36. No, facciamo 40. Un pizzico di caffè solubile.
0 grammi, vabbè, ho proprio un pizzico, un grammino, diciamo. Mezzo cucchiaino, va. 1, 2 e 3. 50 grammi di cacao amaro. 60 grammi di zucchero. Anche 70. Ok, 70 grammi di zucchero. A questo punto, se avete essenza di vaniglia, mettetela dentro. Mescoliamo un po' il tutto. Prendiamo mezzo litro di acqua e aggiungiamola a poco. Questa, infatti, sarà una crema all'acqua. Io la preferisco all'acqua rispetto a qualunque crema con un latte vegetale, perché almeno l'acqua non distoglie dal sapore del cioccolato, mentre alcuni latti vegetali, a mio palato quantomeno, diventano troppo prepotenti e distorcono un po' il gusto del cacao. L'acqua invece è neutra e lascia tutto così e com'è. Vai, puoi aggiungere tutto. Una volta che gli ingredienti sono tutti ben amalgamati, spostiamoci sul piano da cottura. Mettiamo a fiamma media e mescolando continuamente portiamo ad ebollizione e quindi a far rapprendere la nostra cremina. Ed ecco qui la nostra crema che si sta rapprendendo alla velocità della luce. Non appena bolle, guardate cosa succede e guardate che intensità. Ecco, siamo al grado di densità che mi piace. Mescolo, mescolo, mescolo e senza colpo ferire aggiungo dei 60 grammi di cioccolato che avevo 50 grammi, così ne conservo un pochino per dopo e li incorporo alla mia crema. Questo è il segreto per una crema all'acqua spettacolare. Quello che non vi dice nessuno è che fanno tutti. Ma qui invece, sotto cuore una cappa, vi sveliamo i segreti della crema al cioccolato. All'acqua. Voilà. Naturalmente il fondente deve essere assolutamente senza latte. Mentre i cestini stanno riposando a forno spento, sali, sali. Noi andiamo a sciogliere un po' di cioccolato fondente che avevamo lasciato da parte, vi ricordate? Nel frattempo ho preparato qualche nocciola per guarnire il dolcetto. Non ve l'ho detto all'inizio perché questa è una cosa assolutamente facoltativa. Potete usare pistacchio, nocciole, zuccherini, quello che vi pare, anche dei fiocchi di avena. Ok, i nostri cestini sono cotti. Mentre aspettiamo che i cestini si raffreddino, preparo una bustina. Io ho preso una bustina IKEA con la mia crema a mo' di sac à poche, che a detta di Gabriele esploderà. Adesso, con il cioccolato che avevamo precedentemente fuso, sporco tutti i cestini al loro interno. Bene, a questo punto voi fate rapprendere bene il cioccolato. Io invece continuo con la farcitura. Ok, Buona. vado e riempio. Uno, due, guarniamo. Beh, noi ci secchiamo a tagliare le nocciole, abbiamo già la granella fatta di pistacchio, quindi possiamo dirlo. Uno, due, 3, oppure Non ce la mettere! mi piace intera la nocciola. 1. Bene, ed eccoli qua i nostri cestini delle meraviglie, senza latte, uova, burro. Potreste mai Ma immaginarli? con tantissimo È gusto! vero. Adesso li riponiamo in frigo per un paio di orette prima di gustarli in una bellissima domenica insieme. Vi lasciamo alle foto e ci vediamo dopo. Ciao!